Tagli una zucca a fette. Elimino la buccia e ricavo dei dadini di circa un centimetro. Faccio soffriggere 3 spicchi d'aglio e del rosmarino tritato. Aggiungo la zucca, salo subito e aggiungo pepe e noce moscata. Faccio rosolare a fiamma viva per 2 o 3 minuti, poi copro con il coperchio e lascio cuocere per 15-20 minuti. Mi occupo della besciamella alla zucca. Metto il latte in un pentolino e lo aromatizzo con sale e noce moscata. Lo lascio scaldare e intanto preparo la base addensante della besciamella. Faccio sciogliere il burro a fuoco dolce. Poi aggiungo la farina tutto in un colpo. Mescolo bene con una frusta e lascio che il fondo diventi leggermente dorato. Verso poco latte caldo per stemperare il composto e poi proseguo con la restante parte. E lascio che la besciamella si addensi continuando a mescolare per evitare i grumi. E la besciamella base è pronta. La zucca è ben cotta, ne aggiungo circa metà alla besciamella. Mescolo bene e mi occupo dei formaggi. Taglio a pezzettini la scamorza e il fior di latte. E ho tutto, posso comporre la mia lasagnona. Uno strato leggero di besciamella alla zucca, sfoglie, altra besciamella, scamorza, fior di latte, formaggio grattugiato e un po' di zucca. E ripeto fino a esaurire tutti gli ingredienti. Completo l'ultimo strato con una macinata di pepe, qualche fogliolina di salvia e un bel giro d'olio. E posso cuocere la mia lasagna in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora. Se non dovesse dorarsi subito in superficie, puoi aggiungere un paio di minuti di grill. Ed ecco la nostra lasagna alla zucca, pronta, gratinata, super filante. Buon appetito!